Buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo qualche momento per avere delle connessioni. Questa sera tratteremo, cominceremo un nuovo percorso e penso che ci accompagnerà per un po' di tempo, sulla differenza tra cattolicesimo e protestantesimo. Non che ci si voglia schierare dall'una o dall'altra parte, faremo un excursus storico, valuteremo diversi aspetti, approfondiremo la dottrina, quindi poi ciascuno potrà trarre le proprie conclusioni. Perché ciò che conta non è appartenere a una religione, dire di che religione si è, ma ciò che conta è avere una rivelazione e avere un rapporto personale con Dio. Quindi non vogliamo dare sentenze, non siamo qui a schierarci con nessuno, ma faremo soltanto un'analisi un po' storica e anche dottrinale. E benvenuti, benvenuti a tutti. Questa sera cominceremo a parlare delle origini un po' del cristianesimo e vedremo cosa è successo proprio alle origini del cristianesimo, anche proprio da un punto di vista storico, capire un po' perché a distanza di 2000 anni, più di 2000 anni, possiamo parlare di Gesù, possiamo definirci cristiani o meno, capire un po' quello che è successo all'inizio. Benvenuti a tutti. E poi vi ricordo che anche questo video verrà caricato sulla nostra, sul nostro canale YouTube. Allora, alle origini del cristianesimo ovviamente c'è la predicazione di Gesù Cristo. Sappiamo tutti che Gesù era un ebreo, quindi è nato in Israele. La sua nascita era stata profetizzata da vari profeti. Lui nacque a Betlemme da Maria e Giuseppe, ma soprattutto, ecco, è nato grazie all'opera dello Spirito Santo, perché sappiamo che Giuseppe sì, si è preso cura di lui come padre, però Maria è rimasta incinta appunto per opera dello Spirito Santo, perché Gesù non è nato da seme corruttibile, ma è nato da una natura divina. Quindi Gesù cresce come un bambino normale, come un ragazzo normale, fino a che a 30 anni comincia il suo ministero. Quindi comincia a fare miracoli, comincia ad andare per le città a predicare il Vangelo. E questo dura per 3 anni fino a che viene arrestato sì dai romani, ma comunque per volontà dei giudei, perché comunque lui rappresentava un pericolo perché predicava un qualcosa di scomodo per quello che era la religione di quel tempo. E allora sì, i giudei decidono di darlo nelle mani dei romani. I romani lo uccidono, lo inchiodano sulla croce con tutte le torture che tutti sappiamo, e poi resuscita il terzo giorno.
Discepoli che, a cui lui si manifesta, che lo vedono risorto, vedono questo grande miracolo, perché loro stessi avevano visto come era morto ed era stato appeso sul legno, ma con i loro stessi occhi lo hanno visto risorto. E questo ha dato loro quella forza, quel coraggio di cominciare a predicare per tutte le città il messaggio, il Vangelo, e predicare che comunque Gesù Cristo era risorto. Per predicare questo non pensiamo che sia stato semplice, ma hanno dovuto affrontare grandi persecuzioni, venivano picchiati, venivano uccisi, venivano messi in prigione per predicare Gesù Cristo. Ma nonostante il cristianesimo, quindi questa predicazione di questi discepoli, degli apostoli, venisse contrastata dalla politica di quel tempo, a un certo punto questa predicazione comunque comincia a diffondersi in Asia e in varie parti del mondo allora conosciuto. E quindi cominciano a essere fondate varie comunità, varie chiese. Quindi erano tutte comunità e chiese formate da credenti che credevano veramente alla predicazione che veniva data dai vari apostoli, dai vari discepoli, e per essere dei credenti erano disposti anche alla persecuzione, anche alla morte, perché loro dovevano nascondersi addirittura, perché il cristianesimo era visto come una setta, era un qualcosa di totalmente vietato. Perché in quel tempo, sì, nelle zone di Israele c'era comunque l'ebraismo, e quindi si credeva che Dio fosse soltanto uno, quindi non era contemplato il fatto che Dio potesse essere trino, quindi Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Infatti sono stati i giudei stessi a dare Gesù nelle mani dei Romani, e invece avevamo un'altra linea, un'altra religione comunque molto diffusa, che era quella dell'impero romano, quindi quella del paganesimo. Quindi in quel tempo venivano adorati gli dei dell'Olimpo, quindi Zeus, Venere, Giove, Marte, venivano adorati in templi, i classici templi con le colonne, quelli che no, vediamo anche se andiamo nelle acropoli di Atene o alla Valle dei Templi di Agrigento, quindi quelli li trovate, quelli sono dei templi sacri, che erano sacri a queste divinità che venivano adorate dai romani e dai greci di quel tempo, il tempo in cui siamo intorno ai primi secoli dopo Cristo, e in quel tempo c'erano queste religioni, e il cristianesimo era assolutamente una corrente, diciamo, che volevano distruggere. E i cristiani venivano perseguitati, dovevano nascondersi per potersi riunire, se venivano trovati venivano anche messi in prigione, venivano torturati. Sappiamo tutti che anche all'interno del Colosseo romano venivano effettuate le persecuzioni dei cristiani. Quindi pensate che queste persone avevano talmente capito la verità, avevano veramente accettato, riconosciuto, avevano
talmente il desiderio di essere discepoli di quel Cristo che era risorto, che erano disposti anche a farsi divorare dai leoni, a farsi dare in pasto ai leoni o a farsi addirittura appendere come delle lucerne nelle strade. Pensate che anche i cristiani venivano utilizzati come carburante per dare luce nelle strade, quindi gli davano fuoco per illuminare le strade. Quindi pensate l'assurdità, è quello che hanno dovuto passare questi martiri. E quindi questa persecuzione durò fino al 300, fino al 300 d.C., il cristianesimo era totalmente perseguito in questo modo. Nel 313 ci fu un grande imperatore romano, importante imperatore romano, Costantino, che oltre a essere ricordato per aver trasferito la capitale dell'impero romano a Costantinopoli, che è l'attuale Istanbul, ha sancito un editto di tolleranza per i cristiani, nel senso che lui decise che i cristiani non dovevano essere più perseguitati, quindi non dovevano più subire quel trattamento. E quindi i cristiani che erano in queste comunità cominciarono a vivere un po' più agiatamente, nel senso poter professare quel loro credo senza doversi nascondere, senza doversi difendere dalle persecuzioni. La cosa più problematica venne quando nel 380 il successore di Costantino Teodosio invece sancì l'editto di Tessalonica. Nell'editto di Tessalonica ci fu un'evoluzione di questa tolleranza, nel senso che il cristianesimo venne proclamato religione dell'impero. Pensate un po' che tutte queste persone che facevano parte dell'impero romano, l'impero romano era vastissimo, pensate più grande dell'Europa che conosciamo adesso, tutte queste persone che erano abituate alle loro religioni, si trovarono obbligati a diventare cristiani perché le si obbligò con questo editto di Tessalonica, come ci fu una legge proclamata dall'imperatore in cui obbligò che tutte le persone sottoposte all'impero dovessero diventare cristiane. Quindi da un lato c'erano quei reduci della persecuzione che realmente avevano creduto al Vangelo, quindi erano disposti a tutto pur di seguire Cristo, e invece dopo l'editto di Tessalonica tutto un popolo immenso si ritrovò obbligato ad accettare una religione senza che si conoscesse, senza che si sapesse Cristo chi fosse. E cosa successe? Che tutte queste genti che erano abituate a venerare Zeus, Marte, Giove, Venere, chi più ne ha più ne metta, doveva dimenticare tutto, doveva abituarsi a questa nuova, tra virgolette, divinità, che per loro era una divinità, abbandonando le loro tradizioni, quindi cominciarono a essere distrutti
Egitti, templi greci, furono distrutte le statue di Venere, di Giove, cominciarono a essere distrutte tutte queste cose in modo tale da poter convincere queste persone a diventare cristiane. E un esempio curioso che vi voglio portare, diciamo per dar forza a questo discorso, è la presenza di alcuni templi greci che sono stati poi trasformati in chiese cattoliche. Un esempio, il Pantheon di Roma. Il Pantheon, che ha quella forma particolare, tondeggiante, quello era un tempio greco che poi venne trasformato in una chiesa cattolica. Oggi è una chiesa cattolica, ma quello lì, era un tempio greco, e anche dalla forma si vede che era un tempio greco. E il nome, Pantheon significa, tutti gli dèi, è un tempio pan, theon, theos, dedicato a tutti gli dèi. Era un tempio dove si potevano pregare tutte le divinità e poi fu trasformato in chiesa cattolica proprio per questo motivo che vi ho accennato. O anche un altro esempio, per esempio, il Duomo di Siracusa. Il Duomo di Siracusa, quello lì, era un tempio greco dedicato alla dea Atena. Oggi, se lo vedete, è il Duomo di Siracusa, ma se guardate la facciata sono ancora visibili le colonne doriche dell'antico tempio greco. Quindi, perché tutti quei templi greci o romani dove si pregavano queste divinità pagane furono trasformati in chiese cattoliche. Chiese cristiane inizialmente, poi cominciò a divulgarsi la parola cattolico. È anche un modo per poter convincere questi pagani a poter riconoscere questa nuova religione, tra virgolette, era anche trasbordare le varie festività pagane in festività cristiane. Un esempio, il Natale. Il Natale Gesù non è sicuramente nato il 25 dicembre, è stata scelta come data, è stata scelta come una data, diciamo, per fittizia, ma sicuramente è nato in un periodo primaverile, anche perché se c'erano i pastori a pascolare le pecore fuori, non ci doveva essere proprio freddissimo. Il Natale, che viene festeggiato il 25 dicembre, il 25 dicembre era una data molto familiare ai pagani perché il 25 dicembre era la festa del Dio Sole. Il 21 dicembre è la data del solstizio d'inverno, in cui c'è la notte più lunga dell'anno. Il 25 dicembre è la data in cui, proprio parlando astronomicamente, il sole comincia a sorgere e più presto le giornate cominciano a diventare più lunghe. Quindi per i pagani era un giorno dedicato al Dio Sole, a questo sole che comunque cominciava ad illuminare di più la terra. E quindi era una data molto familiare ai pagani e per questo la si fece associare alla nascita di Gesù, in modo tale che i pagani potessero avere più familiarità con questa data. E così anche la Pasqua. La Pasqua è associata ancora oggi all'equinozio di primavera. La Pasqua viene festeggiata sempre dopo l'equinozio di primavera, la prima domenica dopo la luna piena. Quindi ancora oggi è così. E questo, l'equinozio di primavera, era molto familiare ai pagani perché era la data in cui la natura si risvegliava.
E questo poteva essere benissimo associato all'idea di una risurrezione, come lo è stata quella di Cristo. Quindi tante date sono state scelte, perché i pagani potessero avere questa familiarità con quelle date e potessero meglio, accettare, questa nuova religione che gli veniva imposta, dall'imperatore. Quindi oggi vi ho voluto fare questo breve excursus storico, poi nei prossimi incontri approfondiremo molto di più questi argomenti. Penso che siano degli argomenti molto nuovi e molto curiosi, perché è importante conoscere anche le origini e capire bene il perché delle cose, non accettarle passivamente. Se avete qualche domanda riguardo a quello che ho appena di cui appena, ho parlato, potete scrivermela nei commenti, che li leggo volentieri. A me è molto importante conoscere la storia del cristianesimo. Grazie, eccellente la spiegazione. Gloria a Dio. Molto curioso, io vi invito anche per queste piccole cose che ho detto anche a farvi qualche ricerca, perché può essere molto interessante anche approfondire. Per esempio, andate a guardare il Pantheon, la forma del Pantheon, andate a guardare la forma del Tempio di Siracusa, dell'uomo di Siracusa, che era il Tempio di Atena, e vi darà questo conferma di quanto vi ho appena detto. E di questo obbligo che è stato imposto dall'imperatore, prima dall'imperatore Costantino e poi dall'imperatore Teodosio, che obbligò, fece diventare il cristianesimo religione di Stato, religione dell'impero, e quindi inizialmente i cristiani erano perseguitati, ma erano realmente credenti e avevano veramente riconosciuto il messaggio di Cristo. In un secondo momento, invece, questo diventò una religione di Stato, e quindi persone completamente ignare di chi fosse Cristo si trovarono obbligate a una religione che non conoscevano. Quindi vi invito ad approfondire, e ci vediamo la prossima settimana. Dio vi benedica. Per qualsiasi domanda scriveteci pure. Alla prossima, ciao!